una signora dell'associazione Al-Najda e lei fa parte del Fronte Democratico, che è venuto in albergo da noi, poi ci ha accompagnato a visitare prima, a vedere un sit-in di donne che tutti i martedì fanno in questa piazza. È un sit-in particolare contro l'occupazione, però non è come i nostri, che noi ci troviamo tutti nella piazza. Infatti siamo arrivati e non vedevamo molta gente. Loro sono a piccoli gruppetti sulle panchine e sembrano che stiano chiacchierando tranquillamente, ma è un segnale che loro tutti i martedì la loro presenza determina proprio contro l'occupazione. Poi con lei siamo andati a visitare un campo lì vicino, molto vicino al mare, che si chiama Shati, che è uno dei più poveri proprio, con molto fatiscente sia le strade, le case, ed è un campo dove Hamas ha messo le mani, in quanto essendo vicino al mare lì vuole mandare via tutte le persone e costruire centro turistico con alberghi e così, e queste persone saranno obbligate a spostarsi a buona non si sa dove, quindi a frammentarsi in altri campi più lontani per lasciare libero il posto. E lei è una donna che è vestita all'occidentale, senza veli, senza niente, così, e ha detto che per lei è molto faticoso portare avanti questa sua opera, perché Damas viene considerata una prostituta, spesso per la strada gli sputano addosso e quindi ha una vita che tante volte vorrebbe lasciar perdere, poi continua la sua attività, perché anche lì di fianco a questo centro di doposcuola per i bambini e adolescenti, e si trova proprio vicino, da una parte c'è la moschea e vicino c'è il centro del generale della posizione di Hamas, quindi è una posizione veramente molto pericolosa, e lei cerca di portare tutti questi bambini adolescenti, invece di metterli, che vanno nella moschea, di avere lei per poterli indirizzare in un altro sistema. E poi siamo andati appunto nella sua associazione, che l'abbiamo visitata, con strutture molto, molto belle come educativo per tenere proprio questi bambini. Ed è la difficoltà di questa donna nel portare avanti questo discorso all'interno di una società piccola, una piccola realtà. Questa è veramente una testimonianza. Molto bella, sarebbe da rimanere ascoltata.